Questa mattina, 28 settembre, ho visto riportato sulla Gazzetta di Parma, a pagina 18, la mia presa di posizione nei confronti della raccolta e smaltimento di rifiuti, l'intenzione di utilizzare leggi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, per obbligare i comuni ad aderire a carrozzoni pubblici e privati per svolgere questo servizio che invece la Costituzione affidava loro. Avremo quindi dei costi maggiori e un servizio peggiore. Ho cercato di dimostrarlo già con i dati a disposizione. Nella ex comunità montana delle valli del Taro e del Ceno, il comune che fa pagare meno la tassa dei rifiuti è il comune di Bore, anche se la sua è ancora una raccolta a cassonetti, quindi meno costosa. Però il dato emblematico è che il comune di Bore svolge questo servizio interamente come comune, con propri operai e propri automezzi. Subito dopo, il comune che fa pagare meno la tassa rifiuti rispetto a Bore è il comune di Berceto, che ha però una raccolta differenziata porta a porta su tutti i 131 km quadrati del comune di Berceto. Gestisce in proprio questo servizio affidandosi però a una cooperativa sociale, non avendo né i mezzi né gli operai per svolgere in proprio questo servizio. Gli altri comuni che si affidano ad altre società e che non gestiscono direttamente la raccolta e smaltimento dei rifiuti all'interno della comunità montana sono tutti più cari del comune di Bore e di Berceto. È emblematico poi vedere che cosa costa questo servizio per dei comuni che si sono affidati a IREN e che sono nella comunità montana della Val Parma, come Palanzano, Monchio e Calestano. Sono delle cifre notevolmente superiori a quello del comune di Berceto. Come per dimostrare, con dei dati alla mano, che il servizio, i cittadini, hanno interesse che li svolga il proprio comune e non affidarsi dei carrozzoni più o meno grossi, e anzi questi carrozzoni più sono grossi come IREN, più costano ai cittadini e svolgono ancora una raccolta direi retriva solo attraverso i cassonetti e quindi con poca raccolta differenziata. Nel vedere questo articolo però per la prima volta nella mia vita, che ho sempre cercato di lottare, di non rimanere in silenzio, di difendere la libertà, la dignità, la democrazia, soprattutto di interessarmi, di impegnarmi di politica e di fare delle lotte politiche, per la prima volta, dicevo, ho avuto la sensazione di essere braccato come una preda, di essere diventato un obiettivo di forti organizzazioni che stanno distruggendo tutta la ricchezza dei singoli cittadini, stanno rubando il loro futuro. Le mie tante battaglie, come quella di denunciare che lo Stato ruba tanti soldi dai bilanci comunali, e questo lo fa dal 2012, danneggiando ulteriormente i cittadini, la battaglia contro la RAI che fa pagare il canone e non, anche nelle zone dove non si ricevono i segnali, la battaglia contro la riforma della provincia che è stata una fregatura per tutti i cittadini che continuano a pagare elevate tasse e si ritrovano strade provinciali disastrate, la battaglia contro il furto della democrazia che è portato avanti con le unioni dei comuni e con le fusioni, la battaglia contro la burocrazia ottusa che viene aumentata volutamente ogni giorno per ingabbiare e per obbligare i cittadini a non fare più nulla, la battaglia contro la troica europea che distrugge tutte le ricchezze d'Europa e che distrugge interi popoli, la battaglia contro le banche, contro il nuovo schiavismo dei contratti di lavoro, dell'assenza di lavoro, del lavoro precariato. Sono tutte battaglie, come quella anche contro i disservizi postali e le privatizzazioni delle poste, che indurranno anche a rubare
i buoni postali della povera gente che ha cercato di risparmiare per la propria vecchiaia. Queste e tante altre battaglie le ho sempre portate avanti, credo con coraggio, come ne sono stato capace, cercando di far seguire alle parole i fatti, come è successo ad esempio per l'acqua, che è tornata a essere gestita dal comune di Berceto. Oggi invece mi sento una preda. Non ho mai avuto paura perché capivo di essere sostenuto dalle persone, di avere la loro simpatia e il loro sostegno. Mi rendo conto però che le persone contano sempre meno, perché sono intruppate, danneggiate, disorganizzate volutamente da una finta e cattiva politica. E quando vincerà il sì, che vincerà sicuramente al referendum costituzionale, le persone conteranno ancora meno. Ho preso comunque la decisione, senza voler essere supponente e arrogante, di continuare a lottare, di continuare a fare le battaglie che ritengo giuste in favore della libertà, della democrazia, del benessere dei cittadini, di quelle persone che hanno dei diritti e non solo dei doveri, anche se sono e rimango solo, anche se sarò contrastato in tutti i modi, molto più che in passato, perché ho toccato argomenti delicati come anche la sparizione dell'autocamionale della Cisa inglobata in SALT. Nessuno dice nulla nella nostra provincia, nessuno dice nulla nella politica, nessuno porta avanti delle cose in favore dei cittadini. E questa mia solitudine, che in politica è veramente dannosa e anche pericolosa, però è l'unica cosa che costato, che esiste, che ne devo prendere atto, e quindi non mi rassegno assolutamente a rimanere in silenzio, anche se saranno anni di attraversate del deserto, anche se saranno anni in cui sarò veramente e completamente solo.